arrivati alla pelota di Milano per la prima volta premio dei giocatori seduto, perché siamo veramente stanchi, siamo arrivati praticamente ormai verso la fine dell'evento. È stato un bel evento, dobbiamo dirlo, ce l'hanno confermato anche i player, ne siamo molto molto contenti, più di 3.000 visitatori, una esperienza con una location completamente nuova, sicuramente all'altezza di poter gestire numerosissimi tornei. Tra questi tornei questa sera vi abbiamo portato anche Unreal Tournament 3 in modalità duel, e siamo riusciti anche a far vedere la finale su due monitor clone proprio davanti alle fila dei PC disposti dal nostro admin Avery. Il terzo arrivato è colui il quale ho premiato ieri nella modalità deathmatch, il primo arrivato, che si chiama Toss. Ciao Toss. Ciao. Com'è andato sto duel? Bene, bene, abbastanza difficile giocare contro i più bravi, e anche semplice rispetto a molti altri che magari non erano allenati. Vabbè, il deathmatch, insomma, magari ci vuole anche una componente di fortuna, trovarsi nel posto giusto. Il duel è un po' più tattico, anzi la tattica per eccellenza. Comunque sei sempre il terzo arrivato e il nostro admin ti porta i tuoi premi, che sono un mouse Rapier V2, un mouse da 3200 dpi offertoci da Verbatim, e sempre da Verbatim, che ha seguito la nostra organizzazione per quanto riguarda il Real Tournament 3, ci regala un cuffia digitale 5.1 che siamo sicuri saprai utilizzare per ascoltare la tua musica o anche bisbigliare dietro le pareti di Dex 16, eh? Ok, grazie mille Toss, buon rientro a casa. Passiamo con il secondo arrivato, per me ancora una sorpresa, eccolo qua, una sorpresa, un nuovo player. Ciao, da quanto tempo giochi a UT e come ti chiami? Gioco dal 2002, mi chiamo Delai. Ti piace UT? Riesci un po', riesci a fare qualcosa? Sei arrivato secondo a questo torneo ma non hai mai vinto niente tu. Diciamo che me la cavicchio. Vabbè, dai, scherziamo, non so più che dire. Sei tra i due player più forti di UT in Italia, e quindi è sempre un piacere premiarti. Com'è stato sto duel contro il Beppe? Contro il Beppe ho giocato male. È andato... Davvero? Che è successo? Pensavi all'amorosa, te lo dico io. Sì. Niente, ho giocato male e non ci pigliavo bene. Ma quindi hai perso di misura? No, allora abbiamo fatto due finali. Nella prima ho perso di tanto. La seconda invece eravamo lì 4 frag di distanza. Anzi, prima mi sta facendo tanti punti di differenza. Poi l'ho recuperato, ma non è servito a niente. Sai che veramente ci sto rosicando tantissimo, perché eravamo prontissimi per mandare la vostra finale sul grande schermo. Non ci siamo riusciti per un soffio. Ma non vi preoccupate, al prossimo Video Games Party vi faccio un super telecronacone con i fiocchi. Intanto prendi il premio che ti meriti, ovvero la fornitura di DVD Verbatim per un bel po' di tempo. Ne avrai di cose da metterci dentro. Ne farò tanti, dici di... Benissimo, grazie mille a Nightwalker. Buon rientro a casa anche a te. Eccolo qua, il primo arrivato questa volta per quanto riguarda il duel è il Beppe. Com'è andata, Beppe? Bene, benissimo. Ho avuto a che fare con Toss ed è stato un giocatore molto valido, e poi Knight, che ho incontrato nelle semifinali. Fortunatamente lui ha deciso di fare deck nelle semifinali, visto che è la mia mappa preferita. Non ho avuto problemi, anche perché ho giocato tranquillamente. Invece in finale è stata abbastanza tesa, anche se all'inizio ho preso abbastanza vantaggio. Poi per la tensione lui è riuscito a riprendersi, mi stava riprendendo, però verso la fine sono riuscito a mantenere il distacco per poter vincere. Sentimi, io vi vedo stanchi, ma non è che si sta alzando il livello dei player che affrontate? Sì, un po' sì, ma anche tra di noi si sta alzando il livello, mi sa. Siete provati, io non vi ho mai visto così provati alla finale, vabbè. Siamo anche qua da stamattina per quello. Ah, ho capito, vabbè, ci avete ragione. Pensate noi dello staff che siamo dalle 6 qua. Va bene, allora per il Beppe abbiamo la nostra coppa e... Eccola qua, la coppa del duel di Unreal Tournament 3 e poi una media station da 500 giga offerta da Verbatim. Grazie mille Beppe, buon rientro a casa, ci vediamo sicuramente alla prossima premiazione del Video Games Party. Allora, manca poco, manca veramente poco, abbiamo Soul Calibur, GOV 2, COD e tra pochissimo la finalissima di Rock Band 2. Quindi state con noi, Video Games Party, il divertimento continua.